sale? Non so, non è abbastanza pulita. Cosa significa? Proviamo a mettere. Magari. Allora, accendiamo. Innanzitutto. Dopo mettiamo magari questi. Cominciamo a mettere lo zolfo. Magari questi elementi che abbiamo saputo prima. Zolfo. L'aceto. Ecco lo zolfo. Cosa faccio adesso? Non è abbastanza pulito. Che significa? Mannaggia la miseria. Dunque. Cos'è? Devo ficcare. Ehi. Non so. Cosa fare? Vedere fuori se c'è qualcosa. Proviamo a mettere quegli elementi lì. Lo zolfo. Questa croce. La crosta sporcizia con la ricrovera. Capito, ma. Mannaggia. Non è abbastanza pulita. Cosa potrà mai significare? Non è abbastanza pulita, non è abbastanza pulita. Devo ficcare qualcosa nell'acqua, devo mettere. Però non so cosa. Mercurio. Adesso li provo un po' tutti. L'aceto. Magari adesso potrà funzionare. Magari con l'aceto. Non lo so, l'ho messo a caso. Sappiatelo. L'ho messo a caso. Allora. Mischiamo acqua calda con aceto. E adesso vediamo che succede. Ok, questi si aprono. Allora, zolfo in quello sinistro. Ecco qui. Allora, mercurio in quello destro. Prima deve aprire il coperchio. Significa. Non si apre. Magari proviamo prima le altre cose. Sale in quello sopra. Ok. Mercurio, perché non. Ok, perfetto. Adesso si apre. Adesso posso mettere il mercurio. Sto nero. Eccolo. Perfetto. Fuoco. Quello sotto. Quindi posso accendere un fuoco con l'alcol. C'ho l'accendino.
Ecco qui, vediamo che succede. Wow! Wow! Si è aperto un qualcosa. Andiamo a vedere. C'è una Y lì. Chi sta arrivando? Sospetto che sia un certo qualcuno. Che non. Non voglio condividere questa idea per non rovinarvi tutto, perché penso che abbia proprio ragione. La Y. È il luogo dove è iniziato tutto, penso. Fratelli, fratelli, silenzio! Siete stati convocati nella sala eterna perché la pace della nostra comunità è stata intaccata. Uno dei nostri ha impedito che l'opera carnale venisse consumata. Oh mio Dio, che sarà una storia! Manifestatevi, eretici! Chi siete? Nome in codice. Non ho altro nome se non quello che mi assegnaste quando entrai nell'ordine. Vulcano. Siete stato la mia mano destra fin dall'edificazione di questa chiesa. Ma ci avete tradito. Confessate il vostro crimine. Offrì la mia anima al diavolo in cambio del suo favore. Ed è forse un cri? Assassino. E avete ceduto? Avete disobbedito ai miei ordini, aiutando l'eretico a fuggire per culminare l'opera carnale. E se l'opera carnale non funziona, come potrebbe mai fallire? Voi stesso mi avete aiutato a crearla. Vi pentite del vostro tradimento? Sì, se no. Meglio di sì, se no questi mi ci fanno secchi. La gruffaggine della mia azione che vi portò ad acciuffarmi. Se avessi torturato e assassinato quel bambino, ora potrei programmare lentamente come farla finita con voi e il vostro ordine. Cosa ne facciamo di lui, fratelli? Vita? O morte? E morte sia. Ma Ma no. Satana è l'unico Dio misericordioso. E ti concederà un'altra opportunità. Dopo la vostra morte, tornerete alla vita per servirlo nuovamente, docilmente e senza possibilità di tradimento. Non vi azzarderete. Non potete farmi questo. Ah, certo che posso. In nomine dei nostri Satanas Luciferi Excelsi, dopo anni di ricerca, abbiamo trovato il miscuglio di torture ed elementi alchemici formula della vita eterna. Interessante. Siete stato torturato secondo il rituale e ora berrete dal calice della vita eterna. Sale e zolfo per purificarla, ferro per riforgiarla, oro per tornare. Mercurio. Fuoco per onorare Satana. Mercurio. E la moneta del giudizio? Per burlare lo stesso creatore. Mercurio per ricordare. Fratelli, è giunta l'ora. Fatelo bere. Ah, è questo che mi ha fatto. Adesso ora, capisco. Marchiatelo a fuoco, affinché possiamo riconoscerlo al suo ritorno. Adesso capisco. Voi che avete concesso la vita eterna, bastardo. Permetteteci. Ok, ci voleva, scusate. Essa momentaneamente affinché risorga e dia prova della vostra opera. Uccidete il reo. Ah! Correte! In nome della Santa Inquisizione, il sacrilego sacerdote Ginés de Ordunia e tutti i membri del demoniaco Ordine della Carne saranno giustiziati nella loro stessa blasfema chiesa e arsi in pubblico per lo scherno degli eretici. La sentenza verrà celebrata oggi, 31 agosto dell'anno 1501 del nostro Signore. 1501. Ciao.
Sono tornati, Stanley Ollio. Adesso cosa succederà mai? Il tuo amico, il signor White, sta per arrivare. Vuole che gli prepari una ricetta. La ricordi, vero? Non dici nulla? Di te sì che mi ricordo. E io di te, ogni volta che mi guardo allo specchio. Fermo!